Cari amici e amiche di LRM TV, ben ritrovati e benvenuti a questa puntata di Archeo in LRM. In questa puntata continuiamo il nostro viaggio alla scoperta della Nona Regio. Ci spostiamo verso il confine settentrionale dell'antica Liguria e ci localizziamo in prossimità di Torino per andare a scoprire un antico centro industria. Scopriremo appunto che questa città di fondazione romana, oggi corrispondente a Monteo da Po, era un importante centro commerciale, manifatturiero, ma anche un importantissimo polo religioso, quindi al centro di pellegrinaggi, insomma, religiosi del tempo. Ma procediamo con ordine. Allora, l'antica colonia romana, appunto di Industria, corrisponde all'odierno comune di Monteo da Po, in prossimità di Torino. La città era iscritta alla tribù Pollia, che risaliva al 495 a.C. e che divenne una gens patrizia ed era compresa nella regio nona dell'Italia Augustea. Per l'individuazione di Industria, annoverata da Plinio il Vecchio tra le nobilia Oppida della Liguria, fu fondamentale il ritrovamento di un'iscrizione in bronzo riportante proprio il nome degli antichi abitanti della città. La scoperta, pubblicata nel 1745 a Torino, diede impulso a nuove indagini e nuovi scavi nella zona. Grazie alla definitiva pianificazione, grazie alla definitiva pacificazione della regione Monferrina, seguita alle campagne militari del console Marco Fulvio Flacco, siamo tra il 124 e il 123 a.C., la colonia romana di Industria poté probabilmente sorgere, quindi proprio in questi anni, in questo periodo, presso quello che era un precedente villaggio ligure dal nome Bodincomagus. Bodincomagus significa letteralmente luogo di mercato sul fiume Po, perché Bodincus era il nome con cui gli antichi liguri chiamavano appunto questo fiume, secondo quello che ci riferisce Plinio il Vecchio, che nella sua opera Naturalis Historia cita proprio il nome, insomma, di questo fiume. Oggi il centro di Monteo da Po in realtà non sorge più così vicino al corso del fiume. Il fiume Po nel corso del tempo, insomma, si è spostato e quindi si è persa un pochino lo stretto legame, la stretta connessione che il centro abitato aveva con il corso d'acqua. La felice posizione geografica presso la confluenza della Dora Baltea nel fiume Po, che Plinio appunto definiva il fiume più ricco di Italia, posizione geografica che la metteva peraltro in comunicazione con la Valle d'Aosta e le sue miniere, determinarono proprio la grande importanza del centro abitato. Quindi questo si rilevò indispensabile per l'economia della città, che fu fiorente sia dal punto di vista dei commerci che dal punto di vista manifatturiero. In particolare era legata alla metallurgia, quindi la metallurgia di Industria era davvero di grande rilevanza. La fiorente attività, appunto, manifatturiera e commerciale era gestita da famiglie di mercanti italici che erano giunti sul posto accompagnate da abile manodopera. Il ritrovamento di molti oggetti in bronzo, sia di produzione locale che di importazione, e anche il ritrovamento di monete, di strutture di botteghe artigiane, di altri edifici, ha permesso di capire, insomma, di comprendere proprio l'agiatezza che la popolazione di Industria aveva raggiunto tra il primo e il secondo secolo d.C. Industria viene costruita, viene proprio pianificata in età augustea, siamo quindi a cavallo tra il primo secolo a.C. e il primo secolo d.C.
Si trattava di un centro di piccole dimensioni, con una forma pressoché quadrata, aveva un lato di circa 400 metri, qui è importante ricordare che l'area portata oggi alla luce in realtà è solo una piccola parte di quella che era la città del tempo. E aveva poi un impianto urbano ortogonale, quindi assolutamente tipico di tutte le città romane, quindi era suddiviso in isolati di forma rettangolare. Le strutture rinvenute, conservate solo a livello di fondazioni, appartengono a abitazioni, a botteghe e anche a luoghi di culto. La strada con andamento est-ovest che dà accesso all'attuale area archeologica è fiancheggiata da abitazioni risalenti al primo secolo d.C., alcune delle quali tra l'altro conservano significative testimonianze di pavimentazione molto ricca. E sempre lungo insomma, la strada ci sono anche laboratori artigianali, botteghe, quindi edifici di vario genere. L'ampia strada invece porticata che attraversava la città da nord a sud separava i blocchi abitativi dall'area di culto, dall'area sacra, dove sorgono i resti di un imponente edificio religioso, di un importantissimo tempio dedicato ad Iside, costruito attorno alla metà del primo secolo d.C. La struttura di questo tempio era di pianta insomma rettangolare ed è inserita in un peristilio preceduta da un pronon, quindi un atrio articolato in due camere. Dietro all'edificio si collocavano alcune strutture che costituivano il percorso delle processioni che venivano svolte in occasione proprio delle cerimonie religiose e immettevano in un secondo edificio religioso, il Tempio di Serapide. Questo edificio monumentale si sviluppa con un vasto spazio aperto di forma semicircolare che era circondato anche da un corridoio originariamente porticato e presentava insomma una cella poligonale ubicata in fondo dove era collocata la divinità, la statua della divinità. Industria quindi era un importante polo religioso, si collocava peraltro anche in corrispondenza di un percorso, di una via di pellegrinaggio, un'antica via che collegava, insomma che partiva da Po e si sviluppava, poi procedeva verso altri santuari padani. All'Industria appunto si trovava un importante santuario, come dicevamo, che era legato a culti che avevano un'origine in realtà molto distante, un'origine greco-orientale. Il santuario di Serapide è stato portato alla luce, peraltro quando viene scoperto inizialmente non viene riconosciuto, proprio per questa forma di semicerchio, insomma, inizialmente viene visto come un teatro. Ed è stato poi in occasione degli scavi realizzati dall'Università di Torino, in collaborazione con la sovrintendenza, scavi realizzati all'inizio degli anni 60 del secolo scorso, che viene proprio identificato come un santuario, appunto come un luogo di culto dedicato a Serapide. Nell'area sacra non si trovavano solo i templi, ma trovavano collocazione anche una struttura per la purificazione e le abitazioni dei sacerdoti. Con l'avvento della dinastia tolemaica, quindi siamo all'inizio insomma, del IV secolo avanti Cristo, la religione, il culto di Iside, che era un po' la dea madre nella religione egizia, inizia la sua diffusione che andrà avanti per molto tempo e si espanderà davvero in maniera notevole e capillare. Inizia la sua diffusione appunto con l'inizio della dinastia tolemaica nel Mediterraneo e procede poi successivamente. La diffusione si collega anche alla diffusione del culto di Serapide che attorno al secondo secolo a.C. raggiunge l'Italia centro-meridionale, quindi questi due culti diventano ampiamente diffusi in Italia, raggiungono anche la capitale, arrivano a Roma e qui appunto viene proprio istituito il collegio dei pastoforoi, cioè dei sacerdoti di Iside.
letteralmente significava portatori di oggetti sacri. Successivamente la diffusione del culto procede ulteriormente, si diffonde, raggiunge anche il nord Italia e a Industria approda insieme ai mercanti italici accompagnati dalla manodopera servile che era proprio di origine greca, dove il culto si era già diffuso precedentemente. Significativo per l'individuazione della tipologia di luogo di culto è stato il ritrovamento di una lastra che ricorda proprio il locale collegio dei Pastoforoi, quindi è stata ritrovata a Industria proprio una lastra attestante la presenza di questo collegio, dei sacerdoti addetti al culto di Iside. Il santuario cessò la propria attività attorno al IV secolo, quando iniziò a formarsi sul posto una comunità religiosa cristiana. Quindi la prima comunità cristiana si formò a Industria attorno al IV secolo e qui l'area pagana quindi iniziò ad essere abbandonata. Tra l'altro fu oggetto di saccheggiamenti, di razzie e anche di parziale distruzione. Si suppone che il progressivo abbandono quindi della città non sia tanto legato a una crisi demografica quanto piuttosto proprio alla distruzione dei grandi templi pagani che ridimensionarono in qualche modo l'importanza del centro religioso di Industria e portarono anche a una ridistribuzione dei suoi abitanti in nuclei sparsi sul territorio circostante, quindi facenti capo a un nuovo edificio religioso, cioè una pieve. Significativi sono i ritrovamenti, i reperti recuperati proprio in questo contesto, in questo centro insomma, abitato. Numerosi grazie anche alla produzione locale, insomma, di oggetti in bronzo. Quindi la produzione di questa tipologia di oggetti in connessione ai culti isiaci fu molto abbondante, con un grande numero di esemplari che sono sopravvissuti fino a noi e che oggi sono allestiti all'interno del Museo di Antichità di Torino, dove trovano tra l'altro anche un allestimento insomma, di grande livello e che va a enfatizzare l'importanza di questo contesto. Ed in questa collocazione è dato appunto particolare spazio al materiale di Industria, proprio per la straordinaria importanza sia storica che archeologica ed artistica che questi oggetti insomma, ricoprono. Tra questi bronzi spicca un oggetto di straordinaria, di particolare importanza, che è una statuetta di un satiro ebro. Si tratta di un oggetto in realtà di importazione decisamente più antico rispetto alla fondazione della città e anche realizzato in realtà in una zona del tutto differente. Questo pezzo di qualità straordinaria è attribuito infatti a un'officina ellenistico pergamena, quindi risale al secondo secolo a.C. circa. Tra i reperti in bronzo ve ne sono alcuni anche strettamente legati ai riti, come le statuine proprio di Iside, della dea Iside Fortuna, ma anche di Tiche, la sorta, e poi di alcuni oggetti attributi di Iside stessa, quali il sistro e la situla. È stata ritrovata peraltro una situla a forma di testa di giovane. Questi oggetti sono appunto attributi di Iside. Il sistro era uno strumento musicale che veniva scosso ritmicamente durante il rituale connesso, durante le cerimonie connesse al culto di Iside, secondo quello che ci racconta peraltro Apuleio nella sua opera Le Metamorfosi. E invece la situla era una sorta di secchiello, di contenitore dove veniva inserita l'acqua utilizzata sempre nel rito. Oltre a questi oggetti, sono state ritrovate anche numerose lucerne votive e piccoli tori che erano offerti proprio al dio Serapide. Ma abbiamo oggetti vari, insomma, bronzetti raffiguranti anche altre tipologie di rappresentazioni, altre figure e anche altri animali. Altre opere sono estremamente raffinate. E sono ricordate, sono sempre collocate appunto al Museo di Torino, al Museo di Antichità,
antichità di Torino. Ne cito una sempre particolarmente significativa, si tratta sempre di un alto rilievo ed è una danzatrice velata. Ricordiamo infine una placchetta con l'immagine di Arpocrate del IV secolo d.C. che documenta la continuità del culto, quindi ancora in epoca tardo-romana, appunto nel IV secolo, il culto di Iside era ancora seguito. Arpocrate infatti era sempre una divinità connessa al mondo egizio, quindi i culti pagani di questo tipo sono ancora seguiti, celebrati. Purtroppo nel corso del XIX secolo il sito, per mancanza di leggi in tutela, viene fatto oggetto di sistematici saccheggi, insomma, e razzie, però oggi l'area, che ovviamente è sottoposta a vincolo ed è sempre di proprietà dello Stato italiano, è un sito archeologico ed è anche una location, un teatro che ospita eventi culturali di vario tipo, sia di tipo museale che musicale ed artistico. Bene, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle ore 17, per continuare il viaggio alla scoperta della romanità di Langhe, Roero e Monferrato con Archeo in LRM.